libro nasce da un episodio vero che era successo nel quartiere dove è cresciuto mio padre a Calcutta negli anni 70, e all'epoca noi eravamo, cioè io e i miei genitori eravamo in America. È basato su un'uccisione di un ragazzo. C'erano un paio di ragazzi, due fratelli, che erano, facevano parte a questo movimento violento, il movimento Naxalite negli anni 70, è un movimento maoista, volevano non fare una rivoluzione in India. È stato purtroppo un movimento sbagliato e disastroso alla fine, per cui c'era un periodo molto molto violento a Calcutta per sconfiggere questo movimento, e quindi ad un certo punto o un ragazzo o due, perché non sono sicura esattamente per quanto riguarda la verità, però viene ucciso almeno un ragazzo davanti ai suoi genitori e anche altri parenti. Quindi io ho saputo di questa cosa quando ero adolescente, però in realtà è successo quando avevo 3-4 anni, e mi ricordo di questo periodo vagamente perché ero piccola, però mi ricordo di un'atmosfera a casa mia, la preoccupazione dai miei genitori in America, perché è stato molto difficile per loro capire cos'era questo, no? Questo movimento. Loro volevano informazioni, volevano ottenere in qualche modo informazioni, perché è stata una cosa che per un certo periodo ha travolto più o meno la vita quotidiana a Calcutta. E quindi il libro nasce da questa curiosità da parte mia. Volevo capire meglio cosa era successo, e sono rimasta molto, molto colpita, molto inquieta da questo aneddoto di questo ragazzo che viene ucciso in questa maniera straziante. No, di solito so già la via, la strada e anche il termine per un progetto, cioè è già arriva con una certa forma, una struttura, un andamento specifico. Sono tutte alla fine storie, no? La narrativa è sempre una storia, o di 3 pagine o di 300 pagine. Bisogna capire un po' il trattamento, l'andatura esatto, e così il cammino della storia. Oggi sarà pubblicato in Italia il primo libro che riesco a scrivere in italiano, che è una serie di racconti brevi, sono in realtà riflessioni sul mio rapporto con la lingua italiana, che è una lingua che amo da molto tempo, che sto studiando da
20 anni più o meno che ho imparato da lontano in America, poi mi sono trasferita a Roma quasi 3 anni fa e quasi subito dopo che sono arrivata ho iniziato a scrivere, in qualche modo sperimentare in italiano, e questo libro è frutto di questa sperimentazione.